Italy, Quebec 0, Papa Golf, India Queen 0, Papa Germany Contest. Questo weekend l'eremo del Monte Serrasanta è stato veramente un'esperienza molto importante per la comunità dei radioamatori di Perugia, perché è stato un viaggio nel passato, perché abbiamo riportato dei vecchi radioamatori che nei decenni fa avevano già fatto attività simili in questo posto, li abbiamo riportati di nuovo qua. Nello stesso tempo abbiamo unito un pochino questo lato un po' romantico, chiamiamolo, con una cosa molto pratica, quindi abbiamo fatto diverse attività. Nel pomeriggio di ieri abbiamo fatto dei test a breve raggio, quindi incentrati sull'area del Perugino, per verificare la copertura radio in caso di eventuale emergenza. In caso di emergenza sappiamo benissimo ormai che i cellulari danno problemi, possono esserci tantissime problematiche nelle telecomunicazioni, quindi è fondamentale il ruolo che ricoprono i radioamatori in questi casi. Perché è fondamentale il ruolo dei radioamatori? Perché i radioamatori sono indipendenti da tutto quello che è la rete pubblica di energia, di telecomunicazione, eccetera, e hanno anche le cognizioni, le capacità per poter far fronte a eventuali problemi. Un'antenna che non funziona, un'antenna che non rende come dovrebbe essere, ma anche una posizione che non consente di raggiungere determinate località. Quindi proprio per verificare in anticipo queste problematiche facciamo eventi tipo quello di oggi. Noi ci mettiamo su un luogo selezionato con apparecchiature che possono essere utilizzate in caso di emergenza e facciamo dei test per verificare la copertura della zona. Ieri circa 15 radioamatori della nostra associazione ci hanno dato i loro rapporti, ci hanno collegato dalla zona di Perugia, da San Nicolò di Celle, tanto per dare un'idea, per arrivare fino alla zona di Capanne, fino a tutta la zona di Perugia, città e periferia. E situazioni in cui addirittura trasmettevano da dentro casa con strumentazioni minime, con radio minime, che è quello che può succedere in caso di un terremoto in cui ci sia necessità di entrare in certi luoghi e comunicare. L'esito è stato, come è previsto dalle simulazioni che abbiamo fatto in precedenza, è stato positivo, quindi noi sappiamo oggi che se ci fosse necessità di coprire le telecomunicazioni d'emergenza sull'area di Perugia, possiamo mandare tranquillamente un nostro radioamatore con la sua macchina, con l'antenna che è macchina, qua all'eremo del Serrasanta, e tranquillamente può coordinare tutte le telecomunicazioni e farsi ascoltare da tutti. Per esempio abbiamo fatto delle prove anche con i nostri soci che stavano sulla zona di Foligno. In quel caso il segnale era scarso, quindi faremo in futuro altre prove da altre località per verificare anche altre coperture. Stessa cosa che faremo anche per estendere questa zona, oltre che Perugia, anche sulla zona più ovest del lago Trasimeno, eccetera, in modo da avere persone formate per sapere dove andare, quando andarci e come fare. Invece nella giornata di oggi abbiamo esteso questa gamma, quindi approfittando di una sorta di gioco che c'è fra gli amatori, un contest, è una competizione dove ci sfidiamo a chi fa collegamenti, più collegamenti a più lunga distanza, abbiamo sfruttato questa situazione dove ci sono centinaia di stazioni radioamatoriali in aria sia in Italia che in Europa per vedere la copertura che c'è da questo posto. Direi che il risultato è ottimo perché abbiamo fatto collegamenti in tutta Italia, partire dalla Sicilia fino ad arrivare proprio al nord Italia, compreso un nostro socio che in questo momento è in vacanza in Puglia, l'abbiamo collegato con l'antenna proprio fatta da lui di fortuna al volo, come un bravo radioamatore sa fare. Ma siamo riusciti anche a fare collegamenti a livello europeo con Francia, con Polonia, Cecoslovacchia, molti croati, sloveni, eccetera. Per esempio oggi a un certo punto avevamo un disturbo fortissimo, non riuscivamo a capire chi fosse, pensavamo fosse qualche team vicino qua sui monti tipo Monte Pennino, Monte Nerone, invece in realtà era un radioamatore che se ne stava tranquillamente in Slovenia e il suo segnale arrivava qua. Quindi
sappiamo che c'è un canale di comunicazione privilegiato da qui per i paesi tipo Slovenia, Croazia, eccetera. Tutte informazioni utili in caso che dovessero servire, perché il solito discorso che uno deve sapere dove andare, quando andarci e cosa fare. Questo è quello che stiamo facendo. Poi, approfittando del fatto che stavamo qua, dato che la nostra associazione collabora anche con l'Agenzia Forestale Regionale Umbria per l'avvistamento incendi, abbiamo fatto anche, diciamo, attività di antincendio, quindi la quella visuale è ottima, veramente proprio molto ampia, e purtroppo abbiamo anche dovuto segnalare un incendio nel pomeriggio di oggi, domenica, nelle parti di Nocera indicativamente, quindi cioè, tutto un insieme di situazioni. E siamo stati ospitati dalla confraternita dell'Eremo del Serra Santa, che ha questa struttura veramente spettacolare e anche adatta per diciamo, situazioni che, di questo tipo, che la nostra associazione sicuramente ripeterà in futuro. Oltre 30 anni da quando ho iniziato ad appassionarmi al mondo della radio, posso dire, anzi posso affermare con assoluta sicurezza che il nostro hobby è bello perché ha tante sfaccettature. La parte che piace di più a me è quella relativa all'autocostruzione di antenne. Perché? Perché l'antenna è l'interfaccia che noi abbiamo affinché le onde radio che i nostri trasmettitori generiamo lasciano la nostra stazione e si vadano a incontrare con le onde di un'altra persona che dall'altra parte del mondo, magari a 10.000 km di distanza, ci sta ricevendo. Lo strumento che ci permette questa interfaccia si chiama antenna, che in parole povere è quella che abbiamo sul tetto delle nostre case, che ci permette di vedere la televisione. Insomma, se mai, quando ci sarà la possibilità di vedere questa ripresa, questa ripresa sarà trasmessa da un'emittente radio televisiva e la riceverete sulla vostra televisione. L'antenna permette questa interfaccia. Le antenne non sono soltanto come quelle della televisione, a seconda della frequenza che si va a utilizzare sono più o meno grandi. Noi radioamatori utilizziamo delle antenne abbastanza grandi che possono spaventare la maggior parte dei cittadini perché vedono queste cose gigantesche sui tetti, ma in realtà non è che ci piace apparire, è che è proprio legata alla lunghezza fisica delle onde radio che stiamo utilizzando. Il bello del nostro hobby è che con dei semplici pezzi di filo possiamo costruire delle antenne rispettando alcune semplici leggi della fisica che anche ragazzi con una scolarità medio-bassa possono conoscere, e ci danno la possibilità con un po' di manualità a fare una parte molto importante della nostra stazione. Gli americani dicono $1 per la radio, almeno $10 per l'antenna. Io posso dire che non c'è bisogno di spendere questi $10 perché ho collegato tre quarti ormai del mondo radioamatoriale conosciuto e le mie due antenne uniche che ho comprato sono ferme in cantina da tanto tempo, perché per il resto ho sempre solo costruito delle antenne, le ho provate, poi le ho smontate e ho trasmesso questa mia passione dell'autocostruzione anche ad amici e a tutti quelli che volevano apprendere. In ultimo c'è da dire anche che accrescere il nostro sapere da un punto di vista scientifico ci permette di approfondire anche le nostre conoscenze e di capire perché certi meccanismi funzionano e perché magari le mie parole che in questo momento sto registrando potranno giungere eventualmente dall'altra parte del mondo a un altro radioamatore che attraverso un sistema le decodifica e le fa proprie e mi risponde. Quindi il nostro hobby non è soltanto un utilizzare un microfono, utilizzare una radio, utilizzare un tasto telegrafico, utilizzare un'interfaccia
che è collegata al computer, ma anche costruire. C'è molta soddisfazione per poter dire l'ho fatto con qualcosa che ho costruito io. È un po' come, parafrasando le persone che hanno il piccolo orto in casa, che piacere mangiare i pomodori che ho coltivato con le mie mani, che piacere fare un collegamento dall'altra parte del mondo con un'antenna che ho costruito io. Dunque, io sono un radioamatore dal 1968, esami di Stato fatti al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di Ancona e iscritto all'ARI dallo stesso anno. Perciò sono honor roll dell'ARI, che dopo 50 anni ti dà l'attestato di appartenenza. E noi abbiamo avuto come grande presidente Mario Bencivenga, giornalista della Nazione di Perugia, e è stato presidente per lunga vita fino a che è deceduto, poverino, e poi si sono susseguiti altri presidenti. Sono stato presidente anche io dell'ARI per 3 mandati consecutivi prima dell'attuale presidente. Dunque noi abbiamo fatto un sacco di attività di assistenza alla popolazione ogni volta che è capitato un evento calamitoso di una certa gravità. E non è bello dire che il radioamatore è indispensabile. Oggi si dice che tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, invece no, perché quando capita un terremoto di una certa magnitudo e quando va via la corrente elettrica, tutto si blocca, non funziona più l'internet, non funzionano più i telefoni, non funzionano più i telefonini. Il radioamatore, in quel caso, essendo autonomo, è indispensabile per i primi 3-4 giorni, perché tiene i contatti tra il luogo disastrato e gli uffici decisionali, la prefettura, la provincia e i comuni. Dopo i 3-4 giorni di servizio il radioamatore ritorna ad essere solamente utile. Bene, facciamo anche attività come questa di oggi qui al Serra Santa, di gare. Sono delle gare internazionali di radio dove si raggiunge un certo punteggio in base alla distanza del collegamento, eccetera eccetera. Qui è veramente un posto meraviglioso, il Serra Santa. Io personalmente, insieme ai 0TIC e i 0RSC di Perugia e di Agello, nel 1974 avevamo comprato un'ambulanza dalla Croce Rossa italiana che dismetteva e l'abbiamo trasformata in postazione radiomobile e venemmo a fare il contest qui al Serra Santa, ma non qui all'Eremo, proprio in cima al monte, e per questo, in questa occasione qui, mi è particolarmente piaciuto di essere ritornato sul posto dopo tantissimi e tantissimi anni. Abbiamo una stazione radio dentro alla prefettura. Noi ogni mese, l'ultimo giovedì del mese, colleghiamo un certo numero di prefetture, che di solito sono una 40 di prefetture d'Italia, e si prova a fare il collegamento tra tutte per vedere la possibilità, sempre in caso di emergenza, per la propagazione delle onde radio, se riesci a collegare la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto anche molte assistenze alle gare automobilistiche, qui in Umbria se ne fanno parecchie, se ne facevano parecchie, adesso forse un po' meno. C'è la Gubbio Mengara, c'era, poi abbiamo fatto anche anni passati al Rally di Monte Carlo e poi via via al Lago Trasimeno, eccetera eccetera. Continuiamo a fare anche l'assistenza alla gara podistica di Perugia, la Grifonissima. Il ricordo più bello che ho avuto, diciamo, è di un radioamatore, i 0TIC, che è deceduto purtroppo, un amico intimo, fortemente, un'amicizia veramente molto forte, era il farmacista di Agello, conosciuto a livello mondiale, molto simpatico,
anche lui aveva fatto molti molti collegamenti, anche perché da Agello la posizione è favorevole, essendo in una collina, non avendo ostacoli vicini, dei monti vicini, e con delle buone apparecchiature poteva arrivare molto lontano. E con questo amico abbiamo fatto tante cose. Guardi, nel 1970 comprammo insieme a lui una ambulanza dalla Croce Rossa Italiana, dismetteva un'ambulanza, e la comprammo io e lui per 150.000 lire, mi ricordo. Anche RSC, un altro radioamatore di Perugia, partecipò alla spesa, e con questa ambulanza, poi naturalmente era targata CRI, aveva i vetri opachi, l'abbiamo modificata, l'abbiamo rimatricolata con la targa PG, e arrivammo a Capo Nord, io e lui, e si consideri che questa ambulanza un lettino già ce l'aveva, perché era la lettiga, se ci ripenso mi viene da ridere. Poi aggiungevo un altro lettino, insomma arrivammo a Capo Nord con RS e con TIC, e fu un viaggio meraviglioso, anche perché lo facemmo nel mese di luglio, il tempo sempre bellissimo, e siamo stati veramente belli. Questo è uno dei più bei ricordi che ho, che poi tra l'altro, strada facendo, che noi come radioamatori siamo abituati, quando viaggiamo, a guardare sempre in alto sui tetti per vedere se c'è qualche antenna di radioamatore. E lì passando in Norvegia o in Svezia, adesso non mi ricordo bene, vedemmo una 320 ed era di un'associazione radioamatori, la Frivillica Radio Organization. Ci fermammo, bussammo, entrammo e conoscemmo parecchi dei radioamatori che stavano lì in quel momento. Ho cominciato nel 72 col bambino piccolo. Qualcuno, mio cognato, mi ha fatto conoscere questo, il mondo della radio, con la 27, con la CB, e poi da lì pian pianino mi sono innamorata, mi piaceva perché mi piacciono le cose tecniche, e ho provato a studiare radiotecnica dura. Invece CV doppio molto meglio, mi sono ritrovata bene, ho dato l'esame, mi è andata bene alla prima botta, a posto, sono stata molto contenta. Poi ho messo su un po' l'antenna direttiva, però il chiacchierare non amo proprio. Che si chiede sempre che antenna hai, che radio hai, eccetera, mi annoiava molto. Piano piano ho lasciato. Anche dopo la morte di mio figlio ho lasciato, perché proprio mi ero disamorata. Ho incontrato il nostro presidente 3 anni fa, per caso, e non so per cosa, perché ho smontato il traliccio che avevo a casa con la direttiva, e dopo dice: ma dai Tatiana, prova con un pezzo di filo. Con il lockdown mi ha detto, mi ha dato i centimetri per fare una verticale per i 6 metri. Dai, prova con la roba che c'è in casa. Ho preso una canna con la quale io ci battevo le olive per tirare giù le olive. E un pezzo di filo di qua, un pezzo di calza, ho attaccato questo, quell'altro, funziona, ancora funziona, ma alla grande. E da lì poi sono andata avanti, ho preso, Francesco mi ha insegnato a usare l'RTTY, l'FT8, dal momento che la fonia non l'amo proprio, perché non ho una parola molto facile, in special modo in radio, mi vergogno un po' e far sentire la mia voce, cioè anche una voce bassa, e magari il segnale arriva forte, ma non... E mi ha insegnato, adesso ho ripreso il CV doppio, che l'avevo dimenticato, dura, perché a 73 anni è un po' duretta, però io ce la metto tutta e vado avanti. Sono uscito di patente, nel senso che ho conseguito la patente nel 1982, quindi sono uno dei più anziani attualmente della sezione aria di Perugia. E nella lunga attività che dedicata ai collegamenti a lunga distanza, che è la mia passione, mi è capitata l'avventura di un collegamento
senz'altro raro e che sicuramente nell'interesse generale stimolava molto l'interesse, quello di un collegamento con una personalità politica mondiale che era anche radioamatore. Sto parlando del re di Giordania, re Hussein I, che purtroppo adesso al momento è deceduto. Era il periodo in cui c'erano le forti tensioni politiche al punto di nel Medio Oriente e queste tensioni però si riflettevano soltanto in parte per nel mondo radioamatoriale. Infatti i radioamatori, al di là di, diciamo, dell'appartenenza politica, sia giordani, sia palestinesi, sia gli stessi siriani, eccetera, non badavano, quindi non potevamo avere contatti con loro potevano avere contatti al di là, diciamo, di queste tensioni politiche che lo allontanavano. Fu allora a un certo momento deciso di poter convocarsi tutti quanti queste due nazionalità politiche a livello radioamatoriale e concordare assieme di fare un meeting in aria, coinvolgendo il re di Giordania come punto essenziale, punto focale, diciamo, di questa organizzazione, in maniera tale di poter propagandare la politica nostra dei radioamatori, cioè quelli che al di là delle tensioni politiche noi vogliamo soprattutto la pace nel Medio Oriente e che vogliamo dimostrare come noi nel nostro hobby potevamo essere utili, perché sorpassavamo tutte queste tensioni e non necessariamente ci mettevamo in contrasto tra di noi. E si era deciso che alcuni giorni prima si sarebbero prese delle liste di prenotazione, diciamo così, in maniera tale che si poteva dare opportunità a moltissimi radioamatori di poter fare questo collegamento. Ciò nonostante, ovviamente, erano migliaia che si prenotavano, quindi era estremamente difficile di poter entrare in questa lista. Io sono stato uno di quelli, qui almeno in Umbria, di aver avuto l'occasione di potermi far sentire e di potermi prenotare per un giorno per poter parlare con Giordani. Certamente ero molto emozionato quel giorno quando stavo per essere chiamato, diciamo, dal controller di questa prenotazione, e quindi avevo preparato un po' un discorso, ma ero molto emozionato, per cui quando toccò a me ovviamente dovetti improvvisare in lingua inglese. Ovviamente io mi sono invitato esclusivamente a un colloquio molto ristretto, perché tutti quanti avevano tutto il diritto di poterlo collegare il re, e quindi ho parlato che apprezzavo molto di poter parlare con lui, con una personalità che si stava dando in prima persona, si stava esponendo, diciamo, a poter fagocitare la pace nel Oriente, pur essendo, diciamo, una personalità non direttamente coinvolta nel conflitto, ma logicamente coinvolta per aria. E quindi, essendo una persona di grande esperienza politica e soprattutto di grande carisma, era la persona più indicata, diciamo, per dare un saluto verso tra di noi. Ovviamente ci si dava del tuo, ovviamente, in lingua inglese, poi logicamente il tuo e il voi logicamente si sovrappongono, ma comunque sia la disposizione era quella. E il re fu molto contento di questo mio intervento, come altri similari, apprezzò molto il fatto che, appunto, riceveva un complimento per quello che poteva fare, e soprattutto aveva gradito moltissimo il fatto che si capiva la difficoltà della situazione politica in Medio Oriente e che quindi tutti quelli che potevano dare la propria parola di augurio, di auspicio verso lui la sentiva come un incoraggiamento sociale e politico per andare avanti. Questo colloquio avvenne in pochi minuti, in 4-5 minuti, va bene, ma con una voce che, anche se non l'avevo mai sentita in radio, mi sentiva come se stesse parlando con mio padre. Questo è avvenuto, mi sembra, nel 2002, se ben ricordo. La data la do non proprio per sicuro, perché è passato tanto tempo. Ho ricevuto una conferma molto bella che sarà pubblicata, eccetera, da parte della Re Giordania, un QSL, sarebbe praticamente una cartolina di ricezione e di trasmissione del collegamento effettuato, va bene, con la figura del Re di Giordania, con il simbolo
del suo regno, eccetera, e che ancora conservo in un quadretto e che ho l'orgoglio di esporlo quando gli altri me lo chiedono. Ho preso la licenza nel 1994, e, diciamo, subito operato in VHF, perché la mia licenza non mi permetteva di andare in HF. Però ero molto appassionato di satelliti, che tramite Lorenzo Raichini, all'epoca si chiamava IW0RFK, iniziai a seguire. Da lì ho avuto le mie soddisfazioni, oltre che collegare molti paesi tramite alcuni satelliti che non esistono più perché purtroppo sono caduti, però ho collegato la stazione spaziale russa, ho avuto due o tre cartoline di conferma quando ho collegato lo shuttle, e queste sono veramente sono grandissime soddisfazioni. In più, sempre nel 94 fino al 2000 avevamo istituito un piccolo gruppo contest per le VHF e operavamo dal Monte Pennino. Diciamo che da oggi allora le cose sono molto cambiate, noi andavamo via con un furgone, un gruppo elettrogeno, 5 kW, si montava tutto la mattina, alle 4 iniziava il contest, durava 24 ore, quindi si rimaneva tutta la notte svegli, si operava tutta la notte fino alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. Si rismontava tutto, si lasciava rigorosamente pulita la montagna e si rientrava. Ho sospeso le mie attività dopo, abbiamo vinto per 3 anni, 4 adesso non ricordo di preciso, il trofeo ARI, quindi il trofeo nazionale, e poi ho sospeso per 20 anni. L'anno scorso, per motivi diciamo anche un po' di salute, ho rincominciato, mi sono riavvicinato alla radio, il dottore mi ha detto: Pastacci, o lei si calma e non si arrabbia più, o si dà una regolata, oppure le cose non vanno bene, e allora ho deciso di riprendere la radio, che mi rilassa, è veramente un toccasana. E rientrando dopo 20 anni ho scoperto tante cose nuove, quindi nuovi modi di operare, nuove radio, nuovi sistemi, e ho ricominciato piano piano. E la differenza è che se noi 20 anni fa avevamo le attrezzature di oggi, sicuramente eravamo un team ancora molto molto più famoso di quello che eravamo all'epoca. È venuto a mancare un amico, Flavio Rossi, si chiamava IW0RFK, e era simpatico. Ogni volta che montavamo le antenne, che era la parte più difficile perché era quella pesante, nel momento che le dovevi alzare, che serviva la massima concentrazione, lui automaticamente ti raccontava una barzelletta, e ne si rimaneva sempre con queste antenne, chiaramente ridendo, sempre bloccati. E in più lui alla mattina alle 7 poteva cadere il mondo, sentivi la sua caffettiera che preparava il caffè per tutti quanti. Questo è un grande ricordo e ce l'abbiamo nel cuore tutti quanti. Molto, molto spesso la gente non sa chi siano i radioamatori, non ha chiara l'idea di chi siano i radioamatori, li confonde anche con quello che sono i CB. Poi in realtà molti radioamatori di oggi in passato sono stati CB. Quindi è importante per noi far conoscere alla comunità chi sono i radioamatori, cosa possono fare e anche come diventare radioamatori. Da quando stiamo facendo questo, sempre molti più giovani, ma anche meno giovani, si avvicinano a questo che è un hobby dalle mille sfaccettature e che consente di apprendere sempre di più di conoscenze tecniche e anche diciamo sociali. Quindi invito magari i giovani a guardare un pochino con un occhio diverso questo nostro modo di comunicare e a provare ad avvicinarsi. Noi siamo sempre disponibili per diciamo, formare nuovi radioamatori, organizziamo corsi tutti gli anni con un ottimo risultato in termini di radioamatori che vengono fuori, quindi non come numero ma come qualità. Thank you.